Mister, è tutto merito tuo, auguri per questa grande vittoria. Grazie, grazie. Allora, questa è la strada dove si allenava da piccolo Massimo Stano. È stato davvero una forte emozione. Avevo la pelle d'oca, perché cioè, io l'ho sempre seguito anche quando hanno iniziato a vincere i campionati italiani, a vestire la maglia azzurra. E quindi sapevo dalle sue espressioni quando è in grado di fare qualcosa di buono. E agli ultimi 3 chilometri, quando l'ho visto bello tranquillo tirare, ci stavo già credendo. Poi nell'ultimo chilometro, quando ha attaccato del tutto, ha deciso di andarsene, e allora potevano fermarlo solo i giudici nel caso non marciava bene, ma ormai era sicuro anche lui di vincere, quindi andava tranquillo. Ho pensato che la medaglia d'oro era un obiettivo che magari non avevamo, però è stato bello veder tagliare il traguardo, e ho avuto un'emozione grande, mai provata fino ad ora. Perché? Perché è un oro olimpico, è il massimo, quindi non so chi potrà fare meglio qua a palo, ma comunque glielo auguro a tutti di seguire quello che ho insegnato anche ad altri atleti che cercano di seguire la mia strada. Massimo io l'ho preso da piccolino, da 10 anni, l'ho cresciuto, l'ho fatto crescere anche agonisticamente, piano piano, non ho mai dato degli sbalzi. I risultati che ha fatto li ha fatti solo perché abbiamo lavorato in un certo modo bene, puntando al domani. E naturalmente poi, quando ho visto che è arrivato a loro, credo che ho lavorato bene quegli 11 anni, anche perché quando è andato via di qua era già medaglia d'argento agli Europei Under 23, quindi non è che è stato creato dove, è stato creato qua. L'hai sentito prima, ora? Un'ora prima l'ho sentito, era tutto tranquillo, e quindi pensavo che fosse perché naturalmente il suo allenatore attuale la pensa più o meno come me, e gli aveva dato le stesse indicazioni che gli ho dato io e le ha seguite alla lettera. Quali? Quello di fare la prima parte tranquillo e poi di attaccare nella seconda. È inutile mettersi in mostra subito quando poi hai 20 chilometri da fare. Questo è uno storico consiglio che gli ha dato sempre anche. Le sue gare le ha vinte sempre così. Quando è andato lui ad attaccare non ha mai vinto. Allora io mentre tagliavo il traguardo stavo guardando la televisione, ho sussultato, ho gridato e poi ho pianto un bel po'. E quando lo vedrò gli dirò di continuare così e di credere di poter andare ancora avanti.